Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo, secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. C'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Asher. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sì. A Natale tante volte crediamo che Gesù nasca nei nostri cuori, lo auguriamo ai nostri amici. Non credo che sia corretto, Gesù è già nato nei nostri cuori nel giorno del nostro battesimo, è ora che cresca in età, in sapienza e grazia, come dice il Vangelo di oggi. Voi avete già Gesù nel vostro cuore. Le parole che l'Apostolo Giovanni rivolge ai cristiani delle comunità dell'Asia Minore sono adatte per noi. Scrivo a voi, figlioli, che siete stati perdonati. Scrivo a noi, noi siamo stati perdonati. Scrivo a voi che conoscete colui che è fin dal principio. Stiamo conoscendo poco alla volta sempre meglio Gesù. Con tutte le catechesi che vengono fatte qui a Međugorje, con le adorazioni, con i messaggi di Maria e con tutto quello che a casa nostra si fa, stiamo conoscendo sempre più Gesù. Scrivo a voi, giovani, perché siete forti, avete vinto il mondo e la sua mentalità. La vostra presenza qui testimonia che voi avete vinto il mondo e la sua mentalità. Non siete andati a fare l'ultimo dell'anno. Non avete organizzato un cenone, feste da sballo, oppure andate in vacanza in posti esclusivi, esotici. No, avete deciso di venire a fare l'ultimo dell'anno a Međugorje, a ringraziare il Signore per le grazie ricevute nel 2019, a prepararvi per entrare per vivere della grazia il 2020. A condividere la vostra fede e questo passaggio insieme ai fratelli della fede, avete vinto la mentalità di questo mondo. Nel Vangelo incontriamo questa profetessa Anna, di 84 anni, che serve il Signore giorno e notte nel tempio con preghiere e digiuni. Ci stupisce la sua dedizione nel servizio, la sua perseveranza. Saranno 50, forse 60 anni che è nel tempio, notte e giorno, preghiere, digiuni. Beh, per fortuna ci sono tra di voi tanti che, come la profetessa Anna, servono Maria, osservando i suoi messaggi, pregando e digiunando. Molti tra i consacrati
che sono chiamati da Maria a vivere qui a Medjugorje, servono Maria notte e giorno, con preghiere e con digiuni, come ha fatto anche. Sono passati in quei 50-60 anni in cui Anna era al Tempio, sono passati migliaia di bambini, ma appena vede Gesù riconosce in lui subito il Messia, grazie al suo spirito profetico. Voi avete conosciuto, grazie allo spirito profetico che è in voi, la presenza di Maria in questo luogo, e lo avete comunicato ad altri. Tanti siamo venuti qui perché qualcuno mi ama e ci ha detto: guarda che in quel luogo benedetto c'è la presenza di Maria, e così tanti di voi l'avete fatto nei confronti di altri fratelli. Quindi Gesù ce l'abbiamo già nel cuore, si è già presente. Soffermiamoci un attimo su, invece, sulla Santa Famiglia Giuseppe e Maria, che vanno al Tempio, guarda un po', per osservare la legge del Signore. Il Vangelo di questi giorni ci presenta sempre la figura di Giuseppe in questa sua caratteristica, la pronta obbedienza, l'ascolto della parola di Dio. L'abbiamo ascoltato nel giorno dei Santi Innocenti, l'abbiamo ascoltato ieri della Santa Famiglia, nella notte, nel sogno, un angelo avverte Giuseppe: prendi Gesù, prendi la tua famiglia e fuggi in Egitto, perché Erode lo vuole uccidere. E Giuseppe prontamente si alza nella notte e porta in Egitto Maria e Gesù. Dopo qualche anno, di nuovo, nella notte, nel sogno, un angelo dice a Giuseppe: è morto Erode, puoi tornare in Israele. Quando arriva in Giudea e c'è sul trono il figlio di Erode, di nuovo viene avvertito nella notte e va a Nazareth. In tutte le tappe Dio è presente a dare le sue indicazioni. Giuseppe sa riconoscere la voce di Dio nelle sue mediazioni e gli obbedisce con prontezza. Giuseppe è il custode della sua famiglia, questa è la sua missione, ma lo fa con una sintonia tale con la voce di Dio che possiamo dire che attraverso Giuseppe è Dio Padre che sta conducendo questa famiglia. Attraverso, certo, insieme a Giuseppe, con la sua collaborazione, con la sua libera e responsabile partecipazione, è Dio che conduce e guida questa famiglia. Molti di voi qua sono papà che hanno questa responsabilità nei confronti della loro famiglia, custodi, educatori. Dicono che è un mestiere difficile, se fai da solo è impossibile. Ma Dio non ti lascia solo. Dio, come era presente nelle tappe di ogni tappa, di ogni svolta della famiglia di Nazareth, è presente a ogni tappa per suggerirti qual è la direzione giusta da prendere, per evitare i pericoli e per crescere, se lo volete ascoltare. Non ti lascia solo, ti lascia libero, ma lui non ti lascia mai solo. Se anche abbiamo sbagliato strada e semplicemente lo invochiamo, ecco che subito ci dà le indicazioni necessarie per trovare la strada giusta. Cosa dire dell'obbedienza di Maria? In perfetta sintonia con lo Spirito Santo, lei che ne è la sposa, e nei suoi gesti e nelle sue parole rende visibile la sapienza e l'amore dello Spirito Santo. Attraverso Maria, la sua collaborazione responsabile e libera, è lo Spirito Santo che circonda Gesù di amore e lo educa con sapienza. Allora in questa famiglia terrena si riflette la famiglia del cielo. In Giuseppe si riflette la figura del Padre. In Maria si riflette la sapienza e l'amore dello Spirito Santo. E Gesù, figlio di Dio, fatto uomo, congiunge questa famiglia terrena alla famiglia del cielo. Ed è in questa famiglia si respira pace, si respira verità, si respira amore, si respira
misericordia, unità, ogni cosa. È in questo contesto che Gesù cresce in sapienza e grazia e si rafforza in maniera armonica nello spirito, nell'anima e nel corpo. Come un alberello che affonda le sue radici in terreno buono, Gesù cresce e si rafforza. La sua umanità respirava l'aria dell'amore materno, dell'amore paterno, la sapienza divina e quella eterna, ed è cresciuto in piena armonia. In quella famiglia circola l'amore, circola la fede, si crede insieme, c'è rispetto reciproco, una persona che rispetta l'altra, la sua identità e nel suo ruolo, non c'è confusione di ruoli. Gesù obbedisce al papà e alla mamma, Giuseppe custodisce la sua famiglia e Maria fa circolare all'interno di questa famiglia con le sue parole e i suoi gesti la sapienza dello Spirito Santo. In ogni tappa della crescita di Gesù, Maria gli avvicina con le parole e con il modo giusto, a ogni fase. Dicevamo che in questo tempo di Natale si sente augurare, si sente pregare che Gesù nasca nei nostri cuori. Non è corretto. Gesù è già nato nel nostro cuore al momento del nostro battesimo, adesso anche in noi desidera crescere in sapienza e grazia. Maria ce l'ha detto anche lei nei suoi messaggi che Gesù è già presente, ci ha commosso, ci ha fatto una carezza straordinaria il 20 dicembre. Cari figli, mentre quattro voi che amate mio figlio, il mio cuore si riempie di delizia. Maria guarda dentro i nostri cuori e ci vede suo figlio, la presenza di suo figlio, e gioisce. Credo più a Maria di così. Credo più alla verità che dice Maria che nel tuo cuore c'è Gesù, a te che mi dici, ma Gesù non so dove. Credo più a te, che dice che dentro il nostro cuore è presente Gesù. E così va detto il sacerdote, con la stessa benedizione, benedico voi che dite le parole di mio figlio, benedite con le mani di mio figlio, siete disponibili a fare ogni sacrificio con gioia per l'amore di mio figlio. Quindi Maria vede dentro i nostri cuori, in questa assemblea, la presenza di Gesù. In qualcuno è un bimbo piccolo, qualcuno è un adolescente, in qualcuno Gesù è un giovane. Ma tutti siamo chiamati alla piena maturità di Cristo, a far sì che la sua fede, che la sua pace, che il suo perdono cresca dentro di noi fino alla pienezza, fino alla maturità. Međugorje è una grande grazia, è come essere a Nazareth. Qui a Međugorje è Nazareth, dove è presente Maria che si prende cura di ciascuno dei suoi figli come si è presa cura di Gesù. È vicina a noi con la sua parola giusta, in modo giusto, con la sapienza e l'amore dello Spirito Santo in ogni fase della nostra crescita. È vicina ai più piccoli, è vicina agli adolescenti, è vicina con le parole giuste a chi è già cresciuto nella fede. Tutte le sue attenzioni educative che ha usato, che ha avuto per Gesù, le ha per ciascuno di noi. Ci fa sentire il suo amore, la sua tenerezza materna, con i suoi messaggi ci spezza la parola di Dio con una sapienza, una pedagogia straordinaria, perché appunto anche noi cresciamo in maniera armonica in sapienza e grazia. Credo che anche Giuseppe, se questo è Nazareth, c'è anche Giuseppe, in maniera silenziosa, come era a Nazareth, ma attento alle necessità, attento a custodire il percorso di ciascuno di noi. Tra le grazie che mi hanno segnalato i pellegrini, quelle più numerose riguardano il lavoro. Quelle più numerose che i pellegrini hanno raccontato a me sono che hanno trovato il lavoro, che hanno ritrovato il lavoro, che gli è migliorato il lavoro. Per me è una traccia della presenza di Giuseppe a Međugorje. Quindi noi qui a Međugorje siamo
i fratelli di Gesù, perché lui ci chiama così, nella casa di Nazareth, nella Santa Famiglia, circondati dall'attenzione di Maria, dall'attenzione della custodia di Giuseppe. Certo, anche Gesù, evidentemente, in questa crescita ha fatto la sua parte. Ci ha messo del suo, ci ha messo il suo impegno, la sua obbedienza, il suo lavoro, ci ha messo la sua attenzione allo Spirito Santo. È quello che dobbiamo fare anche noi. Allora, perché questa crescita continua dentro di noi, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Indichiamo un modo, per esempio. Se voi andate a Nazareth trovate quello, i segni, quello che Gesù ha fatto in quei 30 anni. Trovate la casa di Maria dove viveva con la sua famiglia. Trovate la casa di Giuseppe dove lavorava come artigiano. Trovate la sinagoga dove tutti i sabati andava con la sua piccola comunità ad ascoltare la parola di Dio. Trovate ancora la sorgente dell'acqua dove tutti i giorni lui o Maria andavano a prendere l'acqua per cucinare. La settimana dopo Gesù cosa faceva? La vita in famiglia, il lavoro e la preghiera. La settimana dopo la vita in famiglia, il lavoro e la preghiera. Un mese dopo la vita in famiglia, il lavoro e la preghiera. 5 mesi dopo, 1 anno dopo, la vita in famiglia, il lavoro e la preghiera. Attraverso questo nutrimento quotidiano che la provvidenza offriva a questa famiglia, Gesù cresceva in età, sapienza e grazia. Noi non ci accorgiamo di un albero che cresce, passi il giorno dopo, 8 luci, non ti accorgi di nulla. In anzianità di questo bimbo che cresceva così, non si sono accorti di nulla. Passi 10 anni dopo, vedi questo albero però come è cresciuto, che diversità. Quando a 30 anni Gesù è diventato l'albero più bello che l'umanità abbia conosciuto e comincia a produrre i suoi frutti di grazia, di guarigione, di sapienza, rimane una bocca aperta. Da dove arriva tutta questa grazia? Ecco come cresce, come avviene una crescita autentica cristiana. Oggi, quando vai a casa, tu che sei venuto in misericordia, una preghiera è un gesto buono. Domani, una preghiera è un gesto buono. Fra una settimana, una preghiera è un gesto buono. Fra 6 mesi, fra 1 anno, una preghiera è un gesto buono. Fra 4 anni, fra 10 anni, una preghiera è un gesto buono. Così cresce in maniera autentica una vita cristiana che mette radici nel tuo cuore, nei tuoi sentimenti, nei tuoi pensieri e arriva il momento che produce i suoi frutti di grazia. Sia lodato Gesù Cristo.